Buonanotte, creature, buonanotte il vostro Gianni Assassino di Panna. Come va? Spero bene a tutti. È da un bel po' che non racconto qualche storia, anche perché il canale sta andando male, sembra che le storie ora non piacciono a nessuno. Spero che queste storie che oggi racconterò vi piaceranno, sono molto belle. E soprattutto sono prese da una storia reale. Ma voi credete nell'esistenza dei fantasmi? Noi, se ci facciamo caso, dobbiamo credere ai fantasmi, che i fantasmi sono parte di noi, i fantasmi vivono con noi, i fantasmi sono sempre con noi, i fantasmi sono stati sempre con noi. Soprattutto i fantasmi, ci sono due tipi di fantasmi, quelli cattivi, quelli tre tipi, anzi, quelli cattivi, quelli buoni e quelli un po' dispettosi. Facciamo questa differenza. Allora, i fantasmi cattivi sono le anime delle persone che in vita hanno fatto veramente delle cose molto molto cattive, e essendo che sono morte poi hanno fatto anche una fine magari atroce o ammazzate, si sono impiccati e le loro anime giustamente non possono mai andare in paradiso per quello che hanno fatto in terra, e soprattutto il suicidio Gesù non lo perdona. E queste anime purtroppo sono deviate di stare per sempre nella terra, soprattutto gente che viene uccisa o si suicida, perché come sappiamo il Signore non perdona mai il suicidio, perché il suicidio è una cosa brutta, da paura, da codardo. Poi ci sono i fantasmi dispettosi, quelli che tu giri in una casa, metti un telecomando e lo trovi in un altro posto, metti una cosa e la trovi spostata in un altro posto, e quelli buoni dove puoi stare benissimamente tranquilli. Poi ci sono anche i poltergeister. I poltergeister sono i fantasmi molto molto peggiori, perché non sono solo fantasmi, sono molto peggio dei fantasmi, che i fantasmi magari infestano la casa, invece i poltergeister mi inseguono dappertutto. I poltergeister come una masticante che prendi sotto la scarpa, te la porti per sempre da dietro, sempre dietro la porti. Questa è la cosa brutta. I fantasmi, io grazie al cielo ne ho visti pochissime, come ne ho sentiti poche, ma vorrei raccontare un paio di storie che non sono proprio successe a me. L'avete sentita voi la storia della bambina di Azzurrina? Vi invito a cercarla su YouTube, tutti gli youtuber migliori ne parlano, tutti i canali ne parlano di questa bambina che è morta nei primi secoli. Questa bambina viveva in un castello, aveva i capelli bianchi e sua madre, essendo che aveva i capelli bianchi, sua mamma gli aveva fatto una specie di tintura e aveva fatto i capelli azzurri. Poi un giorno la bambina, mentre giocava a palla, è scomparsa nei sotterranei del castello, e da quel giorno non si è trovata più neanche la palla dove la bambina giocava, non c'è stato più niente di questa bambina. Alcune leggende dicono che è stato il padre stesso a ammazzare la piccola Turina, e alcuni dicono che sono stati i guardiani che dovevano guardare a uccidere la bambina. Questo fatto non si saprà mai, però alcune creep come Voyager e altri canali sono andati nel castello e hanno sentito parlare, piangere, e addirittura la bambina Azzurrina chiamare la mamma. Si sente proprio, se guardate sui video, andate a cercare la vera storia di Azzurrina, si sente proprio che chiama la mamma. Chissà veramente questa povera bambina che
che fine abbia fatto in quei secoli, boh, non si saprà mai nulla di questa povera bambina che è morta. È morta solo perché aveva, dicono, i capelli bianchi, poi azzurri, che era dovuto fare azzurri la madre perché i capelli bianchi a quei tempi dicono che era un segno di stregoneria. Questo la mamma gliel'ha fatti azzurri i capelli, boh, cose bruttissime facevano molti anni fa, molti secoli fa. Una volta invece ho sentito una storia, si chiama Albert Fish. Albert Fish era un uomo che è vissuto anni fa anche, un uomo di an tanti un uomo anziano, chiamato anche l'uomo grigio, Albert Fish, l'uomo grigio. Anche qui vi invito a cercare questa storia su YouTube, l'ho sentita su YouTube, si chiama La storia di Albert Fish. Questo Albert Fish, quando l'ho vista, è veramente una storia veramente accapricciante, una storia molto brutta. In pratica quest'uomo era titolato l'uomo grigio perché aveva la pelle grigia e aveva una brutta abitudine, era cannibale, mangiava dei bambini, mangiava, infatti ha mangiato per tantissimi anni povere creature. Una volta, sempre su YouTube, ho sentito che questo signore giustamente è entrato in una casa, poi tutte pure le persone sono pure ignoranti, viene un signore, anche se anziano, come puoi dare mai fiducia a una persona, anche se anziana? Comunque questo Albert Fish va in questa casa e convince il genitore a dargli il bambino, fai palungire, farlo svagare. I genitori consentono e da lì in poco il bambino scompare sempre, e scompaiono sempre della gente, e poi si scopre, fanno la descrizione di una persona molto anziana, e questa anziana era Abbe Fish, poi confessa, questi bambini li mangiava, li cuoceva, molto brutta questa storia di Albert Fish. Vi consiglio veramente di andare su YouTube e di seguire queste storie, sia quella di Azzurrina, che è molto meno cruda, e soprattutto quella di Albert Fish, che è molto 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 cruda, ve l'ho raccontata brevemente. Ci sono tantissime storie come quella dell'uomo lupo, del fantasma, tante storie di fantasmi, ma quella che mi ha colpito è quella di Albert Fish. Poi non so se voi credete o non credete ai fantasmi, sono cose che ognuno di noi ci deve credere, ci deve credere, non è obbligatorio credere, però queste due cose sono reali, sia Albert Fish e sia la storia di Azzurrina, bambina dai capelli azzurri scomparsa senza un vero motivo. Questa storia vi consiglio di andarla a prendere su YouTube. Mamma mia, quante storie brutte ci sono qui. Infatti qui invece questa storia è vera, questa storia l'abbiamo vista noi. Qui da noi c'era una persona che beveva molto birra, e una volta è venuto, era proprio un po' esaurito, una volta è venuto con un colpo di pazzia, l'ho portato in psichiatria, dove poi nella serata stessa il ragazzo è morto, e ancora tutt'oggi dicono che lo vedono dove lui andava a bere, lo vedono seduto lì, all'improvviso lo chiamano e poi scompaiono. Compare questa persona che è morta, non voglio dire nome che non è giusto, ma io ci credo perché non è stata solo una persona a dirla, sono state in tantissime persone a dire che hanno visto questa persona, era stata deceduta all'ospedale e poi è morta, e poi dicono che lo vedono seduto nella panchina dove lui si divertiva a bere la birra, quando c'era sempre da bere il vino, tutto quello che poteva bere beveva. Perché è morto, come ho detto prima, è morto da dannato,
molto, dicono che è molto dannato, è molto che gli ha fatto male una puntura, è molto, cioè quando una persona muore dannata non può riposare in pace, non può assolutamente riposare in pace, il suo fantasma resta obbligato a stare con noi, in due mondi, nel mondo dei vivi e nel mondo dei morti, quando una persona muore così, muore assassinata o muore, ne so, con dolori, muore atrocemente, il suo corpo resta caduto e morto, resta obbligato a navigare tra noi. Queste sono veramente cose molto, molto, comunque vi consiglio di vederle, andate e cercate questi video. Un abbraccio e buonanotte a tutti, ciao ragazzi.